Un Palermo un po' in flessione in questo finale di campionato, la Regina invece in ottima condizione e stava per mettere a segno un grande colpo qui allo stadio Barbera, poi il Palermo un po' intimorito ha dovuto recuperare il risultato fino nel finale, comunque fino al termine se non ci fosse stato un grandissimo portiere Soviero poteva raggiungere prima questo obiettivo, comunque c'è riuscita la squadra di Guidolin, però non ha potuto festeggiare l'aggancio con il posto storico in Europa. In Coppa UEFA, come tutti si aspettavano, e anche la regina dovrà rimandare ancora il discorso salvezza. Ma andiamo subito a vedere quello che è successo: squalificati Biava nel Palermo e Colucci nella regina, attacco rossonera con Zauli, Brienza e Toni, una sola punta, Bonazzoli nel 3-5-1-1 di Mazzarri, dirige l'incontro Pieri. Al nono, parabola lunga di Zamboni, in area Bonazzoli non riesce a chiudere il diagonale. Poi Corini, Brienza qui non trova lo spazio, la sponda di Toni per Zauli, ma il tiro è centrale. La regina, punizione di Mozart, Bonazzoli anticipa Barzagli ma riesce solo a sfiorare, blocca Guardalben. E siamo al 36esimo, punizione di Balestri, salta a vuoto Barzagli, va via Bonazzoli, il destro centra il palo, arriva Mesto e mette dentro, gol pesante degli Amaranto con Mesto che firma la sua prima rete in Serie A. Poi nella regina si infortuna Zamboni, sostituito da Piccolo, la reazione del Palermo comunque non fa male, innocuo il destro dell'argentino Santana. Un buon primo tempo della regina contro un Palermo poco incisivo e deludente. E possiamo passare alla ripresa, primo minuto, traversone di Bonazzoli, respinta corta qui di Zaccardo, al volo Paredes sfiora la traversa. Con la spinta del generoso pubblico del Barbera il Palermo affonda, sinistro di Santana che converge e tira, deviato poi in angolo da Soviera. Dall'altra parte ancora alla conclusione anche Bonazzoli, però questa volta senza pungere. Guidolin inserisce Gonzales al posto di Santana e coraggiosa la mossa di Mazzarri che mette in campo Borriello per Tedesco per una regina che cerca il colpo del KO. Poi il sinistro di Grosso impegna nell'angolo Soviero e il cambio operato da Mazzarri con Borriello per poco non frutta alla regina il 2-0. Ma dal 35esimo della ripresa comincia a macinare occasioni il Palermo. Cross di Brienza, colpo destro di Toni e Soviero dice no. Poi gran tiro di Barone, ancora la risposta di Soviero in calcio d'angolo e un assedio in area della regina. Qui rovesciata dopo la mischia di Barzagli e salva sulla linea di porta De Rosa. Anche Toni comunque ha la sua grande chance, la sua grande occasione. Si libera di De Rosa ma fallisce così il pareggio, la rabbia di Toni. Ancora il grande cuore comunque del Palermo, cross di Corini, colpisce Barone ma Soviero ancora straordinario coi riflessi. 4 minuti di recupero, ultimo giro della lancetta, traversone di Corini, stacca Toni, respinge Soviero, poi la stoccata vincente di Barone che agguanta il pareggio a 30 secondi dalla fine. È 1-1 tra Palermo e Regina, una gara emozionante fino al termine, tutto dallo stadio Renzo Barbera alla linea Paola Ferrari.